errori individuali, Oriana è con i piedi nel presente, Maria nel passato. È una incredibile ricostruzione delle proprie radici. A tratti si vedono le lacrime che non possono essere scritte, ma che sicuramente bagnavano i fogli mentre scriveva, perché ci sono dei passaggi dove quelle lacrime si sentono cadere sul foglio. La protagonista è un'epoca, non è soltanto una persona. La protagonista è una terra, che è la Lucania. La protagonista è una donna che rappresenta le donne di quella terra e che è una donna forte, rocciosa, come rocciosi sono molti tratti della Lucania. Ed è un romanzo in cui le radici diventano l'inizio, la fine e la linea conduttrice di tutta la narrazione. Maria dice, in una mail che mi manda, avevo bisogno di restituire a mia nonna quella vita che la vita l'aveva tolta. Bellissimo. Quella vita che la vita le aveva tolta. Che vita era quella che la vita aveva tolto a tua nonna? Così mi viene... è difficile. Allora, mia nonna è morta quasi centenaria e come Angelina, una delle protagoniste di questo romanzo, faceva la sarta, aveva lasciato la scuola a 9 anni e lei quando ne parlava con le lacrime agli occhi, perché lei voleva andare a scuola, però in casa c'era bisogno di altre mani che portassero qualcosa. E così, suo malgrado, a 9 anni, andò ad imparare il mestiere. Mia nonna era veramente una donna intelligente, che da sola ha portato avanti, ha comprato la casa, ha costruito tante cose, ha portato avanti il figlio, eccetera. Quindi non ha avuto difficoltà ad imparare il mestiere e appena ha potuto si è messa in proprio. E quando diciamo, si è sposata giovanissima, come succedeva quell'episodio di Gennarino Androne, era proprio il nome e il cognome vero di questo carabiniere che l'aveva tanto corteggiata, ma lei si era innamorata di Peppino, anche questo è il nome vero di mio nonno, che io non ho mai conosciuto, il quale a 23 anni è emigrato in Argentina, un po' perché litigava continuamente con mia nonna, un po' perché sentiva di avere una fortuna che da qualche parte c'era per lui, decise di andare in Argentina. Sarebbe voluto andare negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti allora era chiusa già l'emigrazione. Ci voleva un garante, qualcuno che facesse da garante. Mia nonna aveva una cugina che viveva a Boston, le scrisse e lei rispose: mi dispiace, ma già ho fatto da garante a mio nipote e ho passato un sacco di guai, non posso assolutamente fare da garante a quello sfaticato di tuo marito. Per cui lui cambiò destinazione e andò a Buenos Aires. Praticamente Buenos Aires lo ha inghiottito, letteralmente, non era, era un'altra epoca, gli anni 20, insomma, praticamente sì, non c'era chi l'ha visto, non si poteva fare nessuna ricerca, eccetera, per cui dopo un paio d'anni tornò indietro la prima lettera, destinatario sconosciuto, e da allora poi mia nonna ha continuato a scrivere ancora per un paio d'anni, ma tornava tutto indietro, per cui alla fine lei fu dichiarata vedova bianca. E niente, quindi mio padre non ha fatto il militare grazie a una legge, cioè, o meglio, l'ha fatto però in maniera molto, non è andato al fronte, diciamo, perché c'era la legge che le figlie uniche di madri vedove o considerate tali avevano, diciamo, un trattamento. Lui poi suonava, quindi ha fatto la guerra suonando nella banda quindi è stato, forse si è salvato la vita grazie a questa mancanza del padre. Quindi un'operazione buona il nonno l'ha fatta. Sì, un'operazione buona il nonno l'ha fatta. Io però, non so perché, non me lo so spiegare, e chi, anche mia sorella, anche mia madre, anche mio marito, mi dicono: ma come fai a provare affetto o curiosità per una persona che tu non hai mai conosciuto e che è sparita nel 1922, è andato via nel 1922? Non lo so, però io so che c'è qualcosa che
Questa assenza di mio nonno mi ha condizionato l'esistenza. Cioè io vedevo tutti gli altri bambini che conoscevo, avevano quattro nonni, io ho sempre avuto dentro di me l'immagine della mia famiglia come di un tavolo con tre gambe. E che non riesco, cioè da piccola non capivo l'importanza che aveva questa immagine, no? Perché i nonni sono le gambe delle famiglie. Io vedevo la mia traballante, chiedo scusa perché... Allora, per sdrammatizzare ve l'avevo detto che c'erano le lacrime sulle pagine, quando leggerete il suo romanzo vi accorgerete che lentamente si sente il rumore della lacrima. Allora, quando mia nonna, per la quale io ero sempre troppo magra, non mangiavo mai abbastanza, mai, mi inseguiva per la casa per farmi mangiare un cucchiaino di minestra in più, io poi non ero di buon appetito, diciamo. Io le dicevo, mi devi raccontare la storia di nonno Peppino. E lei, che evidentemente faceva fatica, perché non era un capitolo tanto chiuso, non me la voleva raccontare. Io dicevo, no, mi ti racconto un'altra storia. No, quella di nonno Peppino, altrimenti non mangio. Allora lei apriva l'album dei ricordi e continuava sempre come si erano conosciuti, come era sparito. Io ogni volta mangiavo se sentivo raccontare questa storia. Quindi diciamo che io, poi dopo crescendo, soprattutto con l'avvento di internet, ho fatto ricerche dappertutto, il consolato, le associazioni di Lucane, di Lucani a Buenos Aires, ho tentato in tutti i modi e purtroppo non senza nessun risultato. E quindi secondo me con questa storia, diciamo, che non è certo, ci sta tutta un'altra storia nella storia, eccetera, però alla fine c'è una nipotina che riesce a ritrovare il nonno. E quindi per me è stato un po'... liberare questo desiderio. Grazie. Sempre nel suo immaginario la figura di questo nonno, sì, che era praticamente uno sciupa femmine, insomma, no, un po' da quello che si... Questo no, almeno da racconti, cioè era un po'... Non aveva voglia magari di prendersi delle responsabilità, di portare avanti una famiglia, poi chissà. E mi chiedo se nel tuo immaginario, proprio di bambina e poi di donna in seguito, alla fine non sia stato proprio questo il tipo di uomo ideale che poi tutte noi donne forse sotto sotto abbiamo e che ci ha fregato per tanti secoli e che continuiamo a perseguire il nostro Mr. Big, no? Che anche lui è così volatile, inafferrabile, perciò affascinato, addirittura il diavolo. Lei addirittura il diavolo! Cioè, diciamo che ha le idee più chiare, già capito, sì, lei ha le idee chiare, già capito. Però allora, vorrei dire, alla fine, sotto sotto, comunque, non è la brava, non è il carabiniere, l'uomo in divisa che ci salva, il cacciatore che si prende cura di cappuccetto rosso. Alla fine, in un certo senso, siamo prima noi forse le artefici a volte della nostra, perché ci sacrifichiamo volentieri. Prima si parlava di donne che sono sempre vissute all'ombra degli uomini, magari dei mariti scrittori. Io da musicista posso citare Clara Schumann, che è la più grande compositrice, Clara Vega, diciamolo, moglie di Schumann, che per carità è un signor compositore, però nessuno sa che esisteva questa donna che è stata proprio artefice della sua vita, della sua carriera, che in più era una pianista del livello di Liszt, infatti faceva giri di concerti come la Fondazione Vega ha pubblicato un concerto di Clara Schumann. Grazie. Se non ci fosse la Fondazione E quindi insomma, per concludere, in effetti la mia domanda sotto sotto, forse non esiste questo fascino, no, non ci siamo probabilmente, non ci siamo ancora affrancate forse da questa figura così che ci attrae così tanto, quando poi sappiamo benissimo. Anche per concludere quell'episodio che ha letto prima Marina,
l'episodio della Mr. Big, dove questo ragazzo, diciamo, che esce con lei, sembra una persona veramente a posto, tutto, diceva, ma forse ho fatto qualcosa, però lei proprio lo manda a casa e sogna quest'altro che chissà dove caspita sta e con il quale non aveva avuto la minima remora, quindi nemmeno un fatto di educazione. Dice, io sono quella che la prima sera non ci va, che siamo ancora a questo, per carità, penso che una donna quando è sola abbia la possibilità di scegliere tranquillamente se vuole o non vuole fare qualche cosa. E proprio il fatto che magari è attratta proprio, insomma, volevo sapere se le tue immagini...